Nicolò Zavarise, che è segretario cittadino qua della zona dello stadio dove si sta tenendo questo gazebo. Come sta andando stamattina? Devo dire che stamattina sta andando molto bene, abbiamo un notevolissimo afflusso di gente, di persone che vengono a firmare, che ci domandano quanto continuerà la raccolta delle firme e chiedono informazioni e sono assolutamente propensi a firmare questi referendum per l'abrogazione ovviamente di varie normative, tra cui ovviamente ricordiamo l'abrogazione della legge Fornero in primo luogo, l'abrogazione della legge Mancino, della legge Merlin, l'abolizione delle prefetture. Qual è quella che ha più riscuote, più successo, quello più consenso? Guarda, dico, stanno andando tutte alla grande perché non c'è nessuno che ci chiede voglio firmare una piuttosto che voglio firmare l'altra, tutti firmano tutto, quindi sta veramente andando bene, non ce n'è una che prevale sulle altre, sono tutte paritarie possiamo dire. Secondo che abbiamo praticamente adesso in giornata abbiamo finito tutti i moduli che avevamo a disposizione, quindi abbiamo raccolto sicuramente più di 100-150 firme. Una Lega che torna sul territorio dopo tanti anni un po' di attesa, di un po', insomma, di poca presenza, e sembra avere un ottimo successo, sembra che ci sia una bella onda che stiamo cavalcando. Sì, ti dico, guarda, anche noi dal basso qua con i banchetti ce ne stiamo accorgendo. Dico, fino a sette mesi fa c'era veramente molta, non solo sfiducia, ma anche distaccamento dalla gente che magari non veniva ai banchetti. Invece adesso abbiamo sempre un afflusso maggiore, sempre in crescita, e questa diciamo è anche una ritrovata fiducia anche ovviamente per noi.